Siamo all'interno del bar, bar storico, quello sotto il loggiato di Carletti, e abbiamo qui davanti sia Stefano Pascolini, l'edicola, e appunto Carletti del bar. Io ho già intervistato, ho avuto modo di fare io degli interventi dove ho parlato dello spopolamento del centro storico sia dal punto di vista abitativo ma anche dal punto di vista commerciale, e adesso con i lavori che stanno facendo lì a Piazza 40 Martiri ci sono dei grossi disagi. Sta partendo un'iniziativa che è una raccolta firme che riguarderà il pullman, almeno una fermata dei pullman, ma poi a coda quello si parlerà anche del mercato che dovrà probabilmente ritornare all'interno del centro storico. Partiamo con Pascolini che ha iniziato con la sua raccolta firme. Sì, dunque stiamo proponendo una raccolta firme per riportare una fermata degli autobus all'interno di Piazza 40 Martiri, ma questa iniziativa non viene sì da noi e viene dai disagi che abbiamo trovato in questo periodo, perché la fuoriuscita del mercato e la fuoriuscita della fermata autobus ha portato dei grossissimi danni al centro storico che si sommano ai tantissimi disagi che c'erano già in passato. Ovvero, invece di portare servizi nel centro storico per ripopolare certe aree della città e per ridare linfa vitale a attività commerciali, vedi anche Corso Garibaldi dove sono completamente, si sta spopolando completamente, invece stiamo portando via servizi. Allora noi diciamo, su sollecitazione anche non solo da attività commerciale ma anche dai fruttori del centro storico e dai abitanti del centro storico, io penso che Gubbio abbia diritto a una fermata nel centro storico. Attenzione, per fermata non intendo la permanenza degli autobus che potrebbe dare qualche disagio anche estetico al centro, è esclusivamente una fermata, cioè salita e discesa passeggeri nel centro storico. Abbiamo una piazza così grande che nessun comune vanta di avere, che ci permette di fare questo, e non farlo sarebbe assurdo. Ricordo solo che per esempio ad Assisi la piazzetta di parcheggio sotto la Basilica permette il carico e scarico dei passeggeri turistici, e hanno una piazzetta che sarà perlomeno 10 volte minore di questa qua. Noi possiamo permettercela di avere, e pensiamo che sia un diritto dei residenti e sia un diritto anche delle attività commerciali, perché porterebbe linfa vitale a delle attività che nel tempo sono in fortissima difficoltà. La raccolta firme si fa sia all'edicola che qui al bar, quindi voi siete i primi firmatari di questa petizione che ci ha detto lei. Noi saremo i primi firmatari della petizione, ma io penso che la petizione non si limiterà soltanto a queste due attività, ma si raccoglieranno firme, io penso, in gran parte delle attività di Piazza 40 Martiri, e secondo me anche risalendo verso Corso Garibaldi e Via della Repubblica, che anche queste sono fortemente danneggiate. Un turista o un residente fuori zona che poi alla fine si ferma al Teatro Romano sicuramente sarà un potenziale cliente perso del centro storico. Carletti, che è il barista titolare del bar sotto il loggiato, lei parlava anche del possibile ritorno del mercato all'interno del centro. Sì, il ritorno ci sarà, da come hanno detto su in comune gli assessori, però si potevano trovare diverse soluzioni, no? In un attimo portato via il mercato, in un attimo portato via il mercatino dell'antiquariato, in un attimo portate via i pullman. Il pullman, ribadisco tutto quello che ha detto Stefano, è una cosa perfetta quello che ha detto Stefano. Allora queste sono cose da rivedere, ben che vengano i lavori della piazza, perché io sono qui da 35 anni, la piazza era proprio in degrado, però c'erano anche altre soluzioni prima di svuotare tutto all'improvviso, perché le partite IVA è difficile stare in piedi quando magari lavori con certi eventi, con certe situazioni, no? E c'erano tante soluzioni, perché sentendo delle lamentele lì in quel parcheggio sterrato, che ho visto delle interviste, non sono in grado di lavorare, c'erano altre soluzioni, c'è il parcheggio dietro l'edicola, lì si potevano mettere, che ne so, i ferranti, il parcheggio della posta, Piazza Frondizi, qui Via della Repubblica, in Via Cairoli, e perché no? Certo, c'erano altre soluzioni prima di svuotare all'improvviso
con tutta la piazza, perché ci stanno delle attività che ci si lavora a questi eventi, ci stanno dietro il personale a queste attività, gli affitti, le spese vive che tutti i giorni come apri, è difficile andare avanti, ecco qual è il discorso. Bisogna prendere sempre le decisioni da soli, bisogna un pochino sentire prima che si arriva a queste cose, a queste lamentele. Adesso, come diceva Stefano, bisogna anche i pullman sì, l'hanno portati via tutto all'improvviso, ma il cittadino deve avere un servizio di questi pullman, perlomeno una fermata, il quale hanno dove fermarsi per aspettare il pullman. Non è che ci sia un capolinea qui, no? C'è tante cose da rivedere che all'improvviso non può le decidere così, no? Ecco quello che dico io. E non conosce il progetto della piazza, non l'ha mai visto? Io non ho mai visto niente il progetto della piazza, si vede man mano i lavori come vanno avanti, ecco, io non ho visto mai il progetto della piazza. Sì, dunque per concludere possiamo dare anche delle indicazioni alle forze politiche che si presenteranno e a tutte le forze politiche, chi le vorrà accogliere. Questa nostra iniziativa può servire per un eventuale programma elettorale, ma un'altra idea che mi è venuta parlando proprio ieri con un autista che portava una gita scolastica da Torino, che lui era stato proprio il giorno precedente ad Assisi e avevano pagato 53 euro per parcheggiare l'autobus, ovvero il comune di Assisi ha messo a disposizione un parcheggio autobus e poi avevano anche la possibilità con queste cifre che pagavano, 53 euro appunto, di fare salita e discesa passeggeri all'interno dei parcheggi che stanno in Assisi, al centro di Assisi, e tra cui uno di quelli che ho parlato prima, che era quello sotto la Basilica di San Francesco. Perché non potrebbe essere un'iniziativa che, oltre ad andare nella nostra direzione che abbiamo enunciato, quindi carico e scarico passeggeri in piazza 40 Martiri, anche un servizio che verrebbe pagato dai turisti e potrebbe portare anche nella cassa comunale dei soldi che secondo me servirebbero, perché da quello che sentiamo si batte sempre cassa e ogni iniziativa che facciamo dice non ci sono soldi. Bene, diamoci da fare, inventiamoci qualcosa, guardiamo laddove lo fanno da altre parti e lo fanno bene. Oltretutto io aggiungo, se mi posso permettere, anche se non sono di parte, in molte situazioni oltre che pagare fanno anche una convenzione con le attività commerciali. Beh, questo potrebbe essere un'altra, come no, questo potrebbe essere un'altra iniziativa, però riguarda un po' un privato questo e non, certo, tanto, e non tanto l'attività pubblica. Quindi naturalmente qui anche i privati secondo me devono rimboccarsi le maniche e andare a trovare altre soluzioni, altre strade per poter rimanere in piedi, perché oggi è veramente difficile rimanere in piedi dentro le mura della città.